Medaglie che pesano e non solo perché realizzate con metalli prestigiosi come l'argento e il bronzo, ma anche perché racchiudono in loro anni di sacrifici, sudore, resilienza, gioie e sofferenze. Due simboli che di diritto ti consegnano alla storia dello sport in qualità di campione olimpico. Parliamo della medaglia d'argento vinta a Parigi nel fioretto femminile a squadre dalla potentina Francesca Palumbo e il bronzo del pesista paralimpico Donato Telesca di Pietragalla, terzo nella categoria meno 72. I due atleti hanno incontrato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che li ha ringraziati per quanto fatto e per aver tenuto alto il nome della Basilicata. Sicuramente è un onore essere qui, essere premiati qui al Consiglio regionale, è un piacere, un onore poter condividere questo grande traguardo con la mia gente, la mia terra, con tutte le istituzioni, quindi è un momento importante di celebrazione per tutti. Sono assolutamente emozionato perché sono tornato appunto qui sempre nello stesso posto dopo Tokyo, ecco, senza appunto medaglia. Oggi era il mio turno con la medaglia al collo, ecco, quindi sono davvero felice di poter appunto onorare questa regione sempre di più e incontrare appunto le massime cariche, con la speranza che ovviamente questa sia la prima di tante altre occasioni così importanti con la medaglia magari ancora più bella al collo. Il tema non sono soltanto le medaglie, è quello che rappresenta una competizione come quella che loro hanno vinto salendo sul podio, facendo sacrifici enormi e partendo dal nulla. Allora, la resilienza è un popolo resiliente che non si abbandona né alla depressione né alla malinconia, ma prova a guardare oltre.